intitolata Viralità e contagio, forme dinamiche della propagazione online. Il mio compito sarà quello di tracciare una breve approssimativa descrizione di quello che è il contesto all'interno del quale avvengono i fenomeni cosiddetti virali. Negli incontri del senso di quest'anno più volte è già stato spiegato come il termine viralità sia una metafora di per sé impropria, ma per semplicità continueremo a usarla per indicare appunto questo insieme di fenomeni. Allora, la mia presentazione sarà articolata in tre parti. Nella prima mi occuperò di spazialità del web e dei social network, nella seconda dei domini semiotici che sono presenti sul web e nell'ultimo dei rapporti fra visibilità e ronzio, come premessa per la diffusione appunto di dati virali dei testi. Allora, spazialità del web e social network. Quando parliamo di web utilizziamo sempre delle metafore che sono di tipo spaziale. Ugo Volli nel suo articolo del 2005, Le spazialità di Internet, sottolinea come questo è abbastanza nuovo per quanto riguarda i media. Generalmente abbiamo usato metafore di azioni, come per esempio televisione o radiofonia, metafore di tempi, come il giornale, le news, e infine metafore di materiali, il paper. Quando si parla di web o di internet invece si usa spesso l'immagine della rete e quindi un'immagine che si articola, nello spazio. Questo perché internet è di per sé uno spazio fisico, internet è una rete di reti di computer e il web che è ospitato su internet è anche articolato in una forma mediatica spaziale, quella dell'ipertesto. Allora, ci sono tre modelli di medium, sempre secondo Volli. Il primo è quello del flusso, quindi la forma di questo mezzo è una forma temporale basata su un'organizzazione ciclica. Mi dispiace, le mie slide evidentemente non funzionano. Basata su un'organizzazione ciclica del tempo, e quindi possiamo pensare ad esempi come la radio o la televisione. Un secondo modello è quello della sequenza, quindi la forma del mezzo è spaziale ma è lineare e unidirezionale, come per esempio il libro con una successione di pagine o i numeri di un giornale. Uno spazio lineare che, appunto, secondo la famosa definizione di Deleuze e Guattari, è uno spazio striato, ovvero uno spazio che si percorre all'interno di percorsi prestabiliti. L'ipertesto invece, che è la forma del web, è uno spazio liscio, è uno spazio che si può esplorare liberamente. I loro libertari fanno esempi come il mare o il deserto, come spazi lisci, in cui non si possono creare dei percorsi univoci e semplici, ma appunto muoversi all'interno di questi spazi lisci è sempre un movimento anche esploratorio. E infatti non a caso si dice anche navigare sul web, proprio come sul mare. La natura di ipertesto del web, però, è sempre più messa in discussione con l'avvento del web 2.0, perché di fatto quello che i social network fanno è imbrigliare il web e trasformarlo da ipertesto a sequenza. No? Buona parte dei social network presentano un feed, come la bacheca di Facebook oppure quella di Twitter, e quindi presentano un modello che vede una sequenza di testualità prodotte dagli utenti e una sequenza unidirezionale. Si scrolla, il famoso gesto di chi al telefono guarda Facebook, e questo si va sempre in un'unica direzione. Questo cambiamento è stato graduale, ovviamente, dal web come ipertesto al web come sequenza. Un caso interessante di come lo si possa osservare è quello di Hossein Derakhshan, padre del blogging iraniano, il primo blogger in Iran che appunto ha
invogliato tanti altri iraniani a seguire le sue orme, proprio per questo è stato imprigionato dal regime nel 2008 e condannato a 20 anni di carcere e poi rilasciato nel 2014. Dershan, quando è uscito di carcere, dopo appunto non aver potuto avere accesso a internet dal 2008, ha scoperto improvvisamente come è cambiato il web in questi anni e diciamo non gli è piaciuto molto quello che ha visto. Ha scritto diversi articoli, questo è uno preso da medium.com/matter, in cui rivendica l'importanza dell'iperlink. Secondo Dershan, l'iperlink era al centro del funzionamento del web e dei blog fino appunto a prima dell'avvento del web 2.0, e quindi il collegamento che poteva uscire da un sito e che importava direttamente all'altro sito in continuazione, e quindi un continuo scambio di informazioni, un continuo movimento attraverso siti diversi, è stato ucciso dai social network e da Google, che appunto propongono invece non più questa organizzazione spaziale aperta e liscia, ma propongono dei contenitori che fanno di tutto per tenere gli utenti all'interno. Già nel 2005 Molly scriveva che di fatto il tentativo costante di chi gestisce il mezzo, fornitori di connessioni, regolatori giuridici, costruttori di software, gestori di portali, è quello di limitare questa libertà, trattenendo il navigatore nello spazio sotto il loro controllo, o rendendolo passivo alle loro proposte, indirizzandolo su autostrade dell'informazione, insomma striando il cyberspazio. I social network adesso hanno avuto successo in questo tentativo di striare il cyberspazio utilizzando diversi espedienti, come quello di presentare delle preview dei link, e quindi non c'è più bisogno di cliccare sul link e andare su un altro sito, perché ci sarà già il titolo dell'articolo di giornale, le prime righe di descrizione, oppure la foto sarà già presente sul sito, e quindi non c'è bisogno di uscire dal sito. O anche grazie a innovazioni come per esempio il browser, quello di aprire un link sempre in una nuova finestra, e quindi tipo il link non ti porta fuori dal sito in cui sei, ma ti apre un altro sito parallelo. Questa conformazione sequenziale che il web sta acquisendo, come vedremo, una certa importanza. Adesso dobbiamo soffermarci un attimo sul web e sui domini semiotici che ci sono nel web. Il web alla sua nascita era uno spazio completamente separato dalla realtà quotidiana. Questa vignetta piuttosto famosa del 1993 di Peter Steiner, apparsa su New Yorker, la didascalia dice "On the internet nobody knows you are a dog", rappresentava appunto simbolicamente l'importanza dell'anonimato che c'era nell'internet negli origini. Forse alcuni di voi ricorderanno qualche anno fa non si rivelava mai la propria identità su internet, si chattava sempre con sconosciuti, non c'era il modello di mail nome, punto, cognome, chiocciola, gmail, ma c'era piuttosto con il lieto pazzo chiocciola.it. Quindi il web era completamente separato dalla realtà e era afferente a un dominio semiotico che possiamo definire ludico, il dominio semiotico del gioco. È una sorta di carnevale in cui ognuno aveva una maschera e quindi era libero di scherzare, di giocare, di prendersi meno sul serio. Col tempo, di nuovo, con l'avvento del web 2.0, si è passati a un diverso tipo di dominio semiotico. Qui non so se si legge, la vignetta dice "On Facebook, 273 people know I'm a dog, the rest can only see my limited profile". Quindi dimostra come col tempo invece c'è sempre di più una commistione tra quella che è la realtà offline e quella che è la realtà online. Quindi il web è sempre di più afferente al dominio semiotico della realtà quotidiana. Questo come avviene? Avviene perché i social network mettono a disposizione dell'utente tutta una serie di dispositivi di ombraggio, come per esempio l'utilizzo di una foto di profilo, la ripetizione del nome, del cognome,
la stabilità dell'identità, quindi l'impossibilità di cambiare troppe volte il proprio nome, la propria identità all'interno del social network, delle relazioni stabili con persone già conosciute all'esterno del social network, sono tutti meccanismi che creano una confusione tra l'autore empirico e l'autore modello. L'autore modello, come immagino molti di voi sapranno già, teorizzato da Umberto Eco, è l'autore che viene costruito dal testo. Quindi non è l'autore empirico, ovvero la persona che sta dietro la tastiera e scrive i vari post, ma è l'autore che si può ricostruire a partire semplicemente dal testo senza sapere nulla di chi c'è effettivamente dall'altra parte dello schermo. Il web 2.0 propone una continua commistione tra l'autore modello e l'autore empirico. E, per esempio, il cosiddetto image crafting, che si usa per riferirsi all'attenzione con cui si costruiscono i propri profili online, quindi con cui si scelgono le immagini da condividere o meno, in cui si scelgono appunto quali parti della propria vita condividere o meno, altro non è che è semplicemente una costruzione di un autore modello. Quindi all'interno delle testualità presenti sul web costruiamo un personaggio che ci assomiglia ma che non è quello che siamo noi. Questa confusione diventa tanto più evidente quanto surreale quando si confronta con l'approccio sempre più mistico che abbiamo con il web. Questo post preso, questo commento è un post preso dalla pagina di Michael Jackson, è la pagina ufficiale di Michael Jackson, quindi non è neanche il suo profilo, è semplicemente una pagina che ha il suo nome. Questa persona si rivolge a Michael Jackson come se stesse parlando con lui, come se fosse ancora vivo. Questo non è una cosa che succede soltanto con i profili di persone famose, potrebbe essere capitato di vedere un profilo di qualcuno che è deceduto su Facebook. Le persone continuano a scrivere sul suo profilo, continuano a rivolgersi alla persona come se fosse ancora lì. Peggio ancora, c'è addirittura chi gli scrive dei messaggi privati, quindi che non sono neanche pensati nell'ottica di essere letti dalle altre persone sul profilo, ma sono davvero una sorta di comunicazione privata con l'aldilà che passa attraverso Facebook. Esistono servizi a pagamento adesso per avere delle equipe professionisti che gestiscono il nostro profilo anche dopo che siamo morti e continuano a rispondere al posto nostro a chi ci scrive. Sono argomenti molto interessanti che vanno nella direzione appunto della trascendenza del digitale, che è sempre più visto come eternizzante, quindi come modo per raggiungere la vita eterna, ma questo ci porterebbe un po' lontano dal punto. Quello che mi preme sottolineare è che questi due domini semiotici, cioè quello del gioco che appunto è basato sull'anonimato e quello della vita reale che è basato sulla confusione tra gli autori empirici e gli autori modello, convivono adesso su internet. Nel senso che esistono ancora degli utenti che si muovono per esempio in siti come 4chan, che è il sito su cui è nato il famoso collettivo di hacker Anonymous, che continuano a considerare il web come uno spazio puramente ludico. E questi utenti spesso quando si incontrano con invece gli altri utenti del web che considerano il web come una parte della vita reale scatenano le cosiddette shitstorm o flame wars, le tempeste di merda e le guerre fiammeggianti che derivano proprio dalla totale incomprensione dell'esistenza di questi due dimensioni. Mi spiego. Gregory Bateson, nel suo lavoro The Message Display, spiega che ogni atto ludico per avere successo deve metacomunicare il suo essere ludico, ovvero ogni giocatore deve dare contemporaneamente un messaggio che svolge funzioni emotive, ovvero spiega che il giocatore, che il comunicatore ha delle intenzioni giocose, referenziale, cioè spiega che tutte le sue azioni in quel momento devono essere interpretate in chiave ludica perché il contesto è un contesto di gioco, e una funzione conativa, ovvero cerca di manipolare la persona con cui sta comunicando per farle assumere anche a lei un atteggiamento giocoso.
non comunicare con un atteggiamento giocoso è sempre pericoloso, perché non si capisce se si sta giocando o meno. È il meccanismo, per esempio, del Fidget Card, in cui la comunicazione, la metacomunicazione della natura giocosa dell'interazione avviene soltanto alla fine. Con il troll però non avviene mai. Come mai? Perché il troll è convinto che l'intero web sia un campo di gioco. E quindi non c'è bisogno di dire che sto giocando se sono all'una parte, perché è ovvio. E se tu non lo capisci, se tu non hai capito che il web non è parte della vita vera, allora devi essere punito. Posso prendere il mio gioco di te, posso usarti come una locca, cioè una mucca da cui pungere degli uomini. Perché appunto non hai capito, ti illudi di essere ancora nel mondo reale, mentre in realtà sei in un mondo reale. Questo è importante anche quando parliamo di realtà, perché è proprio all'interno di questo dominio semiotico che nascono, per esempio, gli internet meme, di cui vi parlerà poi Gabriele fra poco. Il terzo elemento di cui voglio parlarvi sono i sistemi che regolano la visibilità nei social network. Allora, abbiamo detto che i social network propongono delle sequenze di testualità create dagli utenti dei social network. Queste sequenze però sono neutre, non sono semplicemente una sequenza cronologica, ma questi testi, queste testualità vengono organizzate in una gerarchia. Vengono organizzate in una gerarchia secondo delle regole, degli algoritmi, generalmente segreti, creati dai creatori dei vari siti, che quindi decidono quali post risulteranno più in alto nel feed, quali post resteranno più a lungo nel feed, saranno visualizzati da più o meno persone, e quindi regolano quella che è la visibilità dei vari post o tweet o immagini che vengono così. Non avendo accesso a questi algoritmi, è difficile sapere su che cosa si basano effettivamente. Uno dei criteri che prendono sicuramente in considerazione è quello del gonzio. Con un gonzio calcolo dell'inglese Buzz, ne ha trattato per primo, credo, in maniera semiotica il professor Leone in un intervento del 2013 al Semiofest di Barcellona. Quando nel linguaggio del marketing il gonzio è quell'intensificarsi di comunicazioni, di attenzione attorno al prodotto prima, che avviene prima che esso esca. Quindi per esempio i trailer cinematografici sono dei meccanismi, dei testi pensati per incrementare il gonzio. Un trailer fatto bene è un trailer che fa discutere, che fa sì che i fan facciano varie teorie, che cercano di immaginarsi cosa sarà nel film, che quindi costruisce intorno a questo testo. Io prendo in prestito questo termine gonzio anche per riferirmi a tutti quegli elementi peritestuali rispetto ai post, ovvero i vari like, le varie reazioni, le varie condivisioni, i vari commenti. Quindi il gonzio, ovvero quanto un post viene visualizzato, quanto un post viene commentato, likeato, eccetera, è uno dei criteri che determinano la visibilità e quindi la diffusione di quel post. Il gonzio è principalmente un carattere quantitativo e infatti sono smontato. È principalmente un criterio quantitativo, infatti ha dei problemi interfacciali con il contenuto. Ci sono due cose da prendere in considerazione per quanto riguarda il contenuto quando si parla del gonzio. La prima è che il gonzio tende a concentrarsi all'interno delle cosiddette casse di risonanza, le echo chambers, che come non potete vedere qui la definizione di quattro ciocchi, sono degli spazi isolati del web all'interno dei quali si organizzano comunità con interessi e idee simili e che quindi rinforzano a vicenda le proprie convinzioni e limitano le proprie pratiche di condivisione testuale a degli argomenti che interessano tutti. Quindi all'interno di una echo chamber, all'interno di una cassa di risonanza, è relativamente facile avere un certo gonzio per un testo che sia tipico di quella cassa di risonanza.
Detto ciò, però, per quel testo poi è difficile avere una risonanza che sia esterna a questa cassa. Quindi, perché un testo possa, in base al suo contenuto, possa essere più facilmente condivisibile, deve essere più possibile di trasversare a queste due cellule, quindi interessare più possibile gente che ha interessi e che ha idee diverse. A parte questo, invece, il consiglio è totalmente cieco per quanto riguarda il contenuto. Ovvero, se io commento un post dicendo che è stupido, non ha nessuna importanza, questo aumenterà comunque la visibilità del post. Se condivido un link per screditarlo, anche in questo caso sto sempre andando ad aumentare quella che è la visibilità del post. Quindi il consiglio è indifferente al tipo di commento, al tipo di comunicazione che si fa intorno al post, ma prende in considerazione quasi esclusivamente il carattere qualitativo. Si fanno molti sforzi per cercare di andare oltre questo impasse, con gli hashtag, per esempio, con le diverse reazioni che adesso Facebook ha implementato, con il riconoscimento delle immagini da parte di intelligenze artificiali. Ma ciononostante ci si scoppia comunque con delle barriere che per il momento sono insormontabili, come per esempio quella dell'ironia, che già per le intelligenze organiche è spesso difficile da capire, per le intelligenze artificiali è assolutamente impossibile. Quindi, avvicinandoci alle conclusioni, si può fare un modello ludico dei social network, ovvero si può articolare il funzionamento dei social network in due lunghe percorsi, una matrice. Queste sono tecniche prese dalla teoria di Gabriele Ferri sulla semiotica dei videogiochi. Il repertorio di un social network che è l'insieme di tutti i post che vengono caricati, insieme a tutti i tweet, di tutte le immagini che vengono condivise, mentre la matrice è l'insieme degli algoritmi che regolano quindi la visibilità di questi post, che prendono in considerazione prima di tutto un criterio cronologico, ovvero quando un post è nuovo, ma anche tutta un'altra serie di criteri, primo fra tutti quello dello zero. Quindi la sequenza che viene creata nel social network è creata in un sistema di loop, ovvero il sistema sulla base della sua matrice crea un feed andando a pescare elementi del repertorio. Gli utenti, che in questo caso sono sia lettori che autori di questo feed, quindi giocatori, interagiscono con il repertorio andando a creare ronzio attorno a singoli post o a singoli testi. Ronzio che il sistema prende in considerazione per produrre immediatamente un nuovo feed in cui la visibilità dei diversi post sarà determinata appunto dal ronzio che si crea attorno. Su questo nuovo feed gli utenti andranno a loro volta di nuovo ad agire con un ulteriore ronzio in un sistema che si perpetua. Questo cosa ci dice sulla viralità? Che da una parte chi detiene e chi controlla la matrice, chi fa le regole, decide anche, ha molto potere sulla visibilità dei vari testi, in primis perché sceglie le regole, ma anche perché è in grado di rompere. Possiamo pagare Facebook perché dia più visibilità di quella che si meriterebbe uno dei nostri post. Si può andare ad agire anche su repertori, ci sono agenzie specializzate che vendono like, che vendono visualizzazioni su YouTube, che vendono follower su Twitter, e che quindi vanno a creare del giro artificiale attorno ai nostri testi, sempre allo scopo di renderli più visibili. Detto questo, nessuna di queste azioni è sufficiente per creare un testo che sia completamente virale, sempre facilmente. Questo perché, con Gabriele, riteniamo che una delle caratteristiche principali della viralità è da andarsi a ricercare all'interno di quella che è la struttura dei testi che vengono condivisi. E a questo punto lascio la parola a Gabriele, i tempi sono giusti.
discussione, facciamo così. Sì. In realtà voglio dire un sacco di cose, ma il tempo stringe, quindi le premesse che voglio fare le faccio subito e velocissime. Cioè, intanto grazie a Massimo Leone che ci ha consentito, insieme a lui stesso, di organizzare questo ciclo di incontri. Intanto grazie a tutti quelli che le hanno resi possibile, che le hanno materialmente portate avanti qua a Torino, quindi Vincenzo, Bruno, tutto, diciamo, il team della semiotica torinese social. Io avevo pensato un intervento completamente diverso da quello che farò, quindi siamo nel regime della semiotica e dell'improvvisazione, perché pensavo un pubblico diverso, ma invece voi siete tanti giovani, avete probabilmente l'attention span tarata su Snapchat, quindi fare una roba che fosse a braccio e senza slide, che era la cosa che avevo pensato in un'aula d'uso più ottocentesca, non va bene, quindi improvviso, riciclando, quindi facendo un remix di un mio intervento vecchio, con cui spero di farvi vedere un po' delle cose di cui abbiamo parlato lungo tutto il corso, con tanti esempi di cose che quasi sicuramente conoscerete. Credo di aver finito con l'OMS, allora parto per questa cosa. Mattia è sempre bravo a rispettare i tempi, voi che sapete benissimo che io non sono così bravo, in caso mi bloccate quando serve, ok? Allora, certo. Posso dire qualcosa? Dai, l'insegnamento ho fatto la settimana scorsa, ho giusto introdotto, no? Mi sono arrivate delle testimonianze, ecco, quindi, dell'essere stato sì. Grazie anche. No, per dire che già di me, che tu ti occupavi di me già. Ah, ok, perfetto, vabbè. Tra l'altro, piccola premessa, l'intervento che avrei voluto pensare era veramente da iniziati, parlava di semiotica più che di realtà, però alla fine quelle cose le ho già dette nei paper, quindi i paper chi le, insomma, le persone che devono leggerli sanno come trovare le informazioni giuste, vabbè. Allora, questa è una piccola premessa che però è necessario fare sul discorso di su quello che abbiamo fatto lungo questo seminario e sugli strumenti che la semiotica ha per studiare queste cose. Cioè, molto sinteticamente, tante scienze umane e sociali si sono buttate a capofitto nell'analisi dei social network, del web 2.0, di tecnologie che in realtà sono già molto più avanzate proprio come paradigma, tra l'altro proprio Snapchat, rispetto ai social network classici, per me sono storicizzati come Facebook. Noi semiotici, diciamo, siamo, forse perché siamo molto puntigliosi e perché, insomma, siamo molto ricchi di dettagli, siamo un po' indietro da questo punto di vista. Quindi, secondo me, il fatto che qui si sia studiato questo ambito, probabilmente con questo taglio per la prima volta in maniera sistematica all'interno della disciplina, anche a livello internazionale, è una cosa a cui tenevamo in maniera particolare. Il problema della semiotica con l'analisi dei social, di internet, è legato non tanto alle credenze teoriche di cui la semiotica da sempre e le sue varie incarnazioni si è fatta ambasciatrice, diciamo, con la sua epistemologia, quanto con i metodi di ricerca che ha per storia sua personale la semiotica. Cioè, ci sono tante discipline, tra cui quella di cui lo studioso che citava Mattia, cioè Walter Quattrociocchi, è uno dei propugnatori a livello internazionale più importanti e più interessanti, cioè la computational social science. E poi c'è la cultural analytics di Lermanovic. Cioè, insomma, tutta una serie di scienze umane applicate che sono molto forti, molto brave con i corpora, con i dati, con i numeri, e che quindi, diciamo, che fanno interpretazione del dato socioculturale a partire da corpus, cioè da grandi quantità di dati, che riescono a manipolare in maniera molto snella, molto intelligente e anche molto bella, tanto che Manovic con i suoi studi fa delle mostre che sono praticamente delle installazioni. La semiotica non è ancora arrivata a questa fase, probabilmente dovrà essere nostro interesse, di quelli che verranno dopo di noi, mettere una pezza su questa che obiettivamente è un po' una tara sostanzialmente. Quindi, appunto, non è un problema delle episteme semiotiche, della semiotica, quanto del rapporto proprio con la tecnologia, non come oggetto di studio, ma proprio come strumento di analisi di studio. Quindi, probabilmente, da una parte noi possiamo insegnare molto dal punto di vista, diciamo, teorico, epistemologico, su come si studiano i testi, sul fatto che
le cose non sono mai come sembrano, quindi diciamo il riduzionismo è una strada che a me non piace, quindi questo lo possiamo insegnare, forse dobbiamo imparare come manipolare il computer e diciamo, gli strumenti che ci consentono poi di fare l'analisi su quei dati raccolti con criteri appunto sociometricamente validi. Va bene, anche qua sono tutte cose che sono state già dette, cioè noi parliamo di viralità che è un termine molto di successo, è una delle buzzword del marketing veramente più di successo, perché è una metafora, un'immagine vivida, molto efficace, che funziona, però chi ha seguito il seminario nelle sue varie diciamo puntate ha visto che è una metafora, è bella, funziona, ma è una metafora. Come diceva Chomsky parlando del rapporto tra lingua e musica, cioè tra lingua naturale e musica, una vecchia intervista sulle pubbliche, ok, gli aerei volano, gli uccelli pure, e così pure la musica e il linguaggio, ma sicuramente non è paragonabile al linguaggio naturale che intendiamo noi. E appunto la propagazione dei contenuti culturali, quindi dei pezzi di media che viaggiano su internet, è in qualche modo paragonabile a come si diffonde una pestilenza, eccetera. Ma ovviamente le due cose in realtà sono dinamiche profondamente diverse, soprattutto a livello di cosa può fare una persona che si trova a contatto con un buon effetto e cosa invece può fare una persona che si trova sul feed di Facebook tutti i propri contatti che condividono magari un style. E allora lì probabilmente diciamo, il rischio di considerare la viralità un modello, no, proprio quanto metafora e modello, efficacemente descrittivo di quello che succede sui social, è un ritorno alla teoria ipodermica, che è una cosa che probabilmente avete studiato in sociologia, ma in ogni caso è una teoria diciamo premoderna degli studi sociologici che spiega che noi veniamo bombardati da una serie di informazioni, di messaggi, di contenuti e li inghiottiamo così come sono. Poi sono arrivate altre teorie, l'audience attiva, eccetera, eccetera, questo ha contribuito anche alla semiotica, quindi noi sappiamo che non siamo passivi, non siamo malati, non siamo affetti in certe, diciamo, in una certa misura. Quindi è una metafora efficace, ma tutto sommato non ci dice niente interessante, niente di nuovo, se non il fatto che una cosa si diffonde a macchia d'olio. Quindi sostanzialmente non è una categoria buona per interpretare gli oggetti che vengono ascritti alla viralità. Non ci dice nulla sulle caratteristiche, eccetera. Okay. Quindi l'idea di questo seminario era di parlare della viralità, ma perché la viralità è la parola con cui questi fenomeni vengono etichettati, ma per mettere in discussione proprio questa categoria. Diciamo che questa parola, quello che ho cercato di fare io è dargli un nuovo aspetto, una nuova definizione, ma in ogni caso articolarla meglio. E paradossalmente un riferimento che mi ha molto aiutato a capire com'è che queste cose diventano virali, come già faceva capire il discorso di Mattia in conclusione, è Adorno. Adorno, che è un grande moloch per chi si occupa di filosofia della musica, popular music, eccetera, perché diciamo è un conservatorio dal punto di vista della storiografia musicale e dell'estetica musicale, però in un articolo seminale, come si dice in questi casi, del 41, scritto con Simpson, proprio sulla popular music, spiega che secondo lui le canzoni di successo sono tali per due elementi fondamentali: la standardizzazione delle strutture della canzone, cioè le canzoni della musica pop, diciamo all'epoca lui magari come riferimento poteva avere i panali, sono tutte uguali, sono fatte con lo stampino. E poi il plugging, ovvero che queste canzoni diventano una specie di ecosistema in cui noi siamo immersi e le sentiamo in continuazione. Plugging vuol dire letteralmente mettere la spina, spingere, quindi l'idea è che queste canzoni sono tutte uguali, come dice Adorno, sono immediatamente riconoscibili, ascrivibili al genere a cui appartengono, e quindi noi immediatamente riconosciamo cosa dobbiamo fare. Una canzone da ballo la riconosciamo immediatamente e balliamo, quindi la riusciamo a categorizzare, a capire immediatamente. Dall'altra, queste canzoni ce le ritroviamo dappertutto, ed è in radio, in TV, nel cinema, queste sono le cose di cui parla Adorno, se ne parla tantissimo, e lo zio di cui parlava Mattia, e quindi diventano delle hit. Questa è l'idea di Adorno. È un'idea molto semplice, molto banale, ma che di fatto, se andiamo ad articolare, come appunto suggeriva prima Mattia, cosa intendiamo per standardizzazione, qua è proprio il discorso più pienamente semiotico, capiamo che queste due parti della medaglia sono assolutamente sufficienti a spiegare cosa succede con i testi virali.
appunto, molto spesso si parla di gravità e poi alla fine si lascia, come in questo video di Wired del luglio 2015, in cui si analizzano, si dicono alcune cose sui testi virali, però poi alla fine si dice, vabbè, ma non possiamo mai sapere quando davvero un video o un contenuto diventerà virale, quindi è un po' colpa del caso. Ora, il caso è una componente fondamentale, perché non possiamo predire cosa diventerà virale, però stante una serie di caratteristiche di un testo audiovisivo, di una canzone, di un'immagine, possiamo dire se è più o meno facile che quel testo diventi virale. Cioè ci sono delle caratteristiche che più o meno tutti i testi che io ho studiato, che abbiamo studiato, condividono, e che non sono né condizioni necessarie né condizioni sufficienti, ma diciamo ci aiutano a capire la tendenza alla viralità di un insieme di testi o di un testo. Questa parte la saltiamo completamente perché è stata ripetuta un miliardo di volte, non è più pertinente, anche questa che è una, tutta una polemica interna alla semiotica. Ecco, qua invece vi tratteggio molto brevemente una microstoria di cosa sono gli internet meme. Io lo pronuncio all'italiana, si dovrebbe leggere internet meme, eccetera, eccetera, ma diciamo che gli internet meme, quindi con questa parola, questo sintagma, nasce da una parola ovviamente preesistente che è meme, e si inizia ad applicare, cioè si inizia a unire internet e i meme, che sono una cosa che tutto sommato per ora non ci interessano tantissimo, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, una serie di ricercatori, di filosofi cibernetici e di informatici iniziano ad applicare questo concetto che è molto più vecchio di internet, è molto più vecchio del web, del social web, a quello che succede nelle interazioni online. Bene, è un termine che noi adesso oggi teniamo per scontato e teniamo a sovrapporre a quello di fenomeno virale, viral, eccetera. Adesso vedremo che non è esattamente la stessa cosa. E se, appunto, se dobbiamo tracciare la microstoria, diciamo, degli internet meme che sono, si diffondono su internet, precedono il web, quindi l'internet dell'HTML, delle pagine che noi oggi conosciamo, o meglio, le pagine che oggi noi conosciamo sono l'evoluzione, ma comunque. Quindi queste cose che girano da contatto a contatto iniziano a girare prima via mail e poi su dei protoforum, diciamo, i prozì dei forum, che sono i gruppi di discussione, come per esempio Usenet. Su Usenet nel 1982 un informatico, se non sbaglio, inventa l'emoticon, cioè disegna per la prima volta i due punti e la parentesi rivolta verso destra per disambiguare le interazioni online e fare capire, appunto, un'altra cosa fondamentale in cui la semiotica ha molto da dire, cioè l'ironia. Se io dico che bella giornata oggi, al mio contatto con cui sto chattando, sta diluviando, è chiaro che sono ironico. Ma diciamo, nell'interazione non faccia a faccia, per disambiguare serve una serie di meccanismi di metacomunicazione, come appunto l'emoticon. Molti considerano l'emoticon dei meme, è una cosa di cui si può discutere, ma insomma è interessante che rientrino in questa classe di oggetti virali che circolano. Devo catalizzare molto tantissimo. La seconda fase è quella, in qualche modo cavalcata, anticipata da un altro riferimento che faceva Mattia, cioè 4chan, che è un po' il grande grembo del nerdismo online, dei nerd, dei geek, degli hacker, di tutti quelli che appunto vedono nella rete una specie di doppione iperludico della realtà. Io non sono esperto di gioco, però diciamo la vedo in questo modo. Quindi i meme si diffondono, le immaginine, le immaginette si diffondono su blog e su board. 4chan è proprio una specie di blog delle immagini, di forum per le immagini all'inizio. Oggi siamo in una fase che in qualche modo presenta ancora pezzi delle due precedenti, ma che è una fase di produzione industriale di contenuti virali. Li troviamo sui social, quindi appunto trasversali a pubblici completamente differenti. Pensavo poco fa, più trasversale dei contenuti possibili che Luca Lego Chambers, sono veramente gattini che a noi interessano molto. Esistono risorse dedicate, quindi esistono siti dedicati soltanto ai meme, che sono degli archivi, dei dizionari, delle enciclopedie. Per esempio il migliore a livello internazionale è Know Your Meme, dove si trova anche qualcosa di italiano. E soprattutto, questa è una cosa molto interessante, esistono dei generatori automatici, dei siti dove tu inserisci l'immagine, il template già nella memoria dell'archivio del sito, e tu in automatico personalizzi quella stessa immagine che presenta delle regole molto precise per essere correttamente formata, e tu premendo un bottone, scrivendo due caption in testa e un botto dell'immagine, crei il tuo meme. Va bene, qua purtroppo dobbiamo saltare una serie di cose interessanti, anche questi, tutto sommato possiamo saltarli in questa sede.
Diciamo che, ecco, solo questo accenno. La semiotica finora non si era occupata molto di internet meme, mentre ha un rapporto controverso con il meme, da cui prendono i nomi di internet meme. E tutto sommato lo studio in generale della viralità, ecco, non è particolarmente avanzato. Ci sono delle cose interessanti da un punto di vista sociologico, da un punto di vista dei media studies, o anche della linguistica e della sociolinguistica, però diciamo che è un campo tutto sommato ancora molto fertile, ma molto poco coltivato, quindi in cui la semiotica ha molto da dire, perché sostanzialmente la viralità è fatta di testi che vengono generati e da altri testi, cioè da certi testi se ne generano altri, quindi è un po' il campo d'elezione della semiotica. Quindi un po' paradossalmente non se ne è occupata, diciamo, fino ad ora sostanzialmente. Questo è appunto il sito Know Your Meme. Allora, diciamo che se vogliamo approcciare l'internet meme da un punto di vista squisitamente semiotico o comunque narratologico, per chi ama fare le distinzioni all'interno della disciplina, intanto dobbiamo porci, appunto, posto che abbiamo capito che il termine viralità è molto interessante, molto utile, molto di moda, però sostanzialmente è inefficace a descrivere quello che va ad etichettare, no? Tutti i fenomeni che avete visto durante i seminari e che adesso vedremo. Ecco, dobbiamo intendere il meme come una sorta di alternativa che parzialmente si sovrappone a quella di fenomeno virale. Cioè, il fenomeno virale è una cosa che si diffonde, che gira. Oggi che siamo nell'epoca dei social, che viene copiato e incollato, cioè che viene... appunto che viaggia e ha dei suoi percorsi online. Il meme è qualcosa che può diventare virale, ma alla base c'è un processo di modifica, di lavoro su testi preesistenti. Quindi questa è una tipologia che ha, volendo, anche una cronologia, ma adesso lo vedremo un po' meglio. Quindi la mia idea è di chiamare, di definire il meme non tanto un testo, sapete bene che per te è contesto per sempre. Per la semiotica, per il testo, si intende qualsiasi possibile oggetto di analisi, sia che sia un testo verbale, sia che sia un'immagine, sia che sia un video, quindi tutto ciò che possiamo analizzare con un testo. Quindi il meme non tanto come qualcosa che si diffonde in maniera virale, quanto il meme è proprio il fenomeno della diffusione virale, di creare a partire da un testo preesistente altri testi. Quindi è più un processo che una cosa, è più una cosa dinamica che una cosa statica. Qua è il grande riferimento, se dobbiamo parlare di testi che vengono modificati, che si modificano, che attraversano più vite, è ovviamente Janet, che è un altro riferimento, secondo me fondamentale, però tutto sommato non così fosse di moda oggi, anche perché in realtà non è assolutamente non è al 100% compatibile con parte della semiotica, diciamo, nostra. Ma in ogni caso, Janet porta a compimento tutta una tradizione di studi che sono proprio orientati a capire come funziona il sistema della testualità di una data cultura, quindi come si generano testi a partire da altri testi. Soprattutto, diciamo, il suo lavoro è una grande dimostrazione molto analitica del fatto che nessun testo nasce da solo, nessun testo nasce nel vuoto. I testi alludono ad altri testi, li citano, li plagiano, li copiano, li rifanno, ed è esattamente quello che fanno le comunità online con... Altra nota a piedi pagina su questo termine: così come quella della viralità in termini, diciamo, tecnico, è una categoria folk, cioè una categoria usata dalla gente ma che non ha validità scientifica, non ci aiuta a capire il fenomeno che desidera. Tutto sommato meme, ed è una cosa che hanno detto molti semiotici, soprattutto di scuola semiotica della cultura di Lotman, è un po' un doppione rabberciato di segno. Quindi noi lo utilizziamo, l'abbiamo utilizzato come abbiamo utilizzato viralità, per capirci, ma anche meme è tutto sommato, se vogliamo andare al cuore della nostra, diciamo, disciplina, della nostra prospettiva, è un termine che non funziona tanto bene. Cos'ha di diverso da un testo efficace, di successo? Sostanzialmente nulla. Quindi lo utilizziamo perché comunque è una cosa che ha un suo nome, una sua connotazione precisa proprio nei discorsi online. Quindi Janet fa questa tipologia della transtestualità, che è appunto una categorizzazione di come i testi dialogano tra loro.
non mi voglio perdere troppo in dettaglio nella spiegazione di Genette, se no ci perdiamo completamente di casa, però Genette dimostra come i testi in generale, cioè appunto questi sono gradienti di concentrazione, cioè più o meno tutti i testi hanno queste componenti, poi in alcuni è preeminente un'altra piuttosto che le altre, ma quindi i testi sono influenzati dai testi che li hanno preceduti. Se io scrivo un romanzo giallo è difficile che faccia a meno della tradizione, del genere a cui quel testo che sto scrivendo appartiene, non potrò fare a meno, anche proprio semplicemente perché le regole di codifica del genere rientrano proprio in questa logica. Quindi se io rientro in un genere, già il passato mi ha influenzato. L'intertestualità è la presenza di testi in altri testi, quindi per esempio una citazione è un esempio di intertestualità, o anche l'allusione, o nel caso estremo il plagio, cioè tutto un testo che io spaccio per mio sostanzialmente. Quello che interessa a noi dal punto di vista di questo studio, di questo approccio semiotico sui meme, è l'ipertestualità. Tra l'altro è interessante che la parola sia in comune con il paradigma dell'ipertesto, dell'ipertestualità, che è la parola che utilizziamo per parlare del web. Tra l'altro tutta la tipologia che ricevi tu seguendo Bolli mostra proprio come l'internet di oggi nulla ha a che vedere col progetto utopistico del tizio che aveva inventato prima di Genette, che ha un altro significato, la parola ipertesto e iperlink, cioè ipertesto, che aveva proprio un'idea di internet totalmente antisequenziale e super anarchica, dispersiva, ma in maniera fruttifera, eccetera, eccetera. Quindi, da dove siamo partiti con l'HTML, con Tim Berners-Lee, fino a dove siamo arrivati oggi, è una cosa che fa Ted Nelson, lo repende, ecco, questo modo in cui la sua invenzione è finita, è totalmente una lettura sbagliata, secondo me. Per ipertesto intendiamo il fatto che i testi vengono trasformati, si trasformano, vengono manipolati. Quindi se pensiamo per esempio al mondo della musica, un ipertesto è un remix, cioè un ipertesto tipico è un remix, o anche il fatto che da una canzone possiamo estrarre un dettaglio e inserirlo in un'altra canzone è un esempio di, appunto, di campionamento di sample, e poi dal sample si sviluppa tutta una nuova vita musicale, un nuovo brano, allora siamo sempre nel regime dell'ipertestualità. Ipertestualità è anche quando noi prendiamo un testo preesistente a modello e lo ricreiamo, quindi utilizziamo le strutture di quel testo come modello per ricrearlo, ma personalizzandolo, appropriandocene. Poi ci sono altre dimensioni della transtestualità, cioè il fatto che i testi parlano di altri testi, così come io sto parlando dei meme, così come i saggi parlano della letteratura, eccetera, eccetera, e ovviamente la paratestualità, cioè le soglie dei testi, quindi nel caso della di un libro, la copertina, le note sono il paratesto. Comunque, la tipologia che fa Genette, con al cuore di quello che ci interessa l'ipertestualità, trova nuova vita appunto nel mondo del digitale. Quindi, appunto, parliamo di sample, remix e remake. Sono esattamente le stesse nozioni, però applicate a quello che possiamo chiamare bricolage digitale. Tra l'altro il fatto che le pratiche di manipolazione dei testi siano così costanti e pervasive, non ce ne si renda più conto, è sicuramente in buona parte catalizzato dalla facilità con cui oggi noi possiamo fare cose che prima erano appannaggio esclusivo dei grafici, per esempio, nella manipolazione delle immagini. Quindi appunto questo non è che un aggiornamento della tipologia genettiana che ci consente di avvicinarci al nostro oggetto di studio, che è la testualità online. Una cosa fondamentale è che se i testi noi li prendiamo, li smontiamo, li cambiamo, li modifichiamo, togliamo dei pezzi e ne inseriamo altri, un testo capiamo immediatamente che sarà più potenzialmente virale o memetico, cioè sarà più facile a essere modificato, reinterpretato, riappropriato, tanto più sarà già lui segmentato, tanto più sarà lui già in qualche modo fatto a pezzi. E questa è una cosa che in ambito semiotico, tra i tanti, hanno detto Eco parlando di questa sgangherabilità che sarebbe all'origine del successo dei testi che chiamiamo di culto, cult, o anche dei grandi classici di una cultura, perché lui mette assieme Casablanca,
mette assieme il romanzo, diciamo, popolare, ma parla anche dell'Amleto, della Bibbia, della Divina Commedia, come dei grandi repertori da cui noi estraiamo solo delle parti, perché magari non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di leggere in maniera sequenziale. È proprio il discorso che lui fa nella famosa citazione sulla Bibbia, Dylan Dog, Joyce, altre cose di cui lui è, lettore accanito, cioè passo giorni a leggere, non so dove inizio, quando finisco, eccetera. Quindi la sgangherabilità di Eco, o in altri termini, come chiama questa caratteristica della smontabilità Jacques Geminasca, parla di sintagmi seriali, cioè se pensate per esempio ai banner che si trovano sui siti, o se pensate al tipico meme dove al centro è facente parte dello sfondo, troviamo un'immagine, sopra una didascalia e sotto un'altra didascalia, sono dei testi visivi molto chiaramente segmentati, in cui noi capiamo immediatamente quale parte modifichiamo, possiamo modificare, con quale effetto. Tra l'altro, proprio questi meme classici che ora vi faccio vedere, che sono chiaramente tripartiti, cioè l'immagine al centro, il testo sopra e il testo sotto, il uomo sarcastico, il dinosauro filosofico, eccetera, eccetera, ce ne sono migliaia, sono una specie di esempio perfetto, quasi da illustrazione degli articoli di Geminasca, di quello che lui chiama sintagma seriale trionico, che è il più potente dei sintagmi seriali di cui parla lui. Appunto, il sintagma seriale è semplicemente un'unità sottoarticolabile in maniera molto chiara. E perché sono i più potenti e più efficaci? Perché tre, secondo Geminasca, si può essere d'accordo con lui, è il numero minimo per cui si possa percepire in maniera netta e forte il ritmo, cioè l'alternanza dei elementi. Quindi probabilmente l'efficacia di questi testi tripartiti, molto elementari, ma allo stesso tempo molto ricchi per quello che offrono alla gentilità dell'utente, del soggetto, appunto l'efficacia probabilmente deriva anche da questa componente qua. Abbiamo criticato tantissimo questa nozione di viralità e diciamo abbiamo gioco facile, perché chi l'ha fatto prima di noi è un grande studioso dei media americano, che si chiama Henry Jenkins, che proprio con questo suo volume Spreadable Media, che lui aveva già pubblicato prima sul suo sito con un altro titolo, credo addirittura l'anno prima, spiega proprio, e qua noi ci troviamo d'accordo come semiotici, che il successo della viralità, il successo dei testi che si diffondono online, non è tanto dovuto al fatto che questi testi viaggiano, che vengono replicati, vengono copiati, e sicuramente non è da scrivere, come lascia immaginare proprio la metafora della viralità, al fatto che noi siamo passivi, riceviamo questi stimoli, li inghiottiamo senza porci alcun problema e li rimandiamo fuori, magari personalizzandoli. No, è proprio in quello spazio di personalizzazione, proprio nell'attività che noi facciamo sui testi, che risiede il successo virale. Sostanzialmente, più il testo chiama il fatto di essere completato dall'utente, o più chiama la potenziale personalizzazione, più è potenzialmente efficace e potenzialmente virale. Se pensate, che è un esempio che vedremo dopo, al successo pazzesco dei flash mob su Harlem Shake, vi ricordate Harlem Shake? Harlem Shake, chi ha fatto quei flash mob lì, quei video lì, ha dovuto vedere il modello da cui era partito, interiorizzarlo, capire qual era la struttura, mettere assieme una serie di persone in un luogo fisico, prendere una videocamera, fare il video, fare l'editing, cioè un lavoro non da poco, diciamo un lavoro che forse in epoca di attention span ridotto, di 140 caratteri su Twitter, di io che condivido un articolo senza neppure leggerlo perché mi basta il titolo, quindi di pigrizia nelle interazioni online, forse non ci aspetteremo. E invece sostanzialmente una persona su 10 o qualcosa del genere nei paesi occidentali avrà fatto il suo flash mob di Harlem Shake. Questo appunto perché più è richiesto lavoro da parte dell'utente, stante tutta una serie di caratteristiche, tra cui il fatto che il testo di partenza deve essere interessante, deve avere un qualche tipo di, come diceva Lambert, punctum, per cui ci colpisce, vogliamo farne parte anche noi, vogliamo dire la nostra su quel testo anche noi. Quindi appunto, più è richiesto lavoro, più i testi fanno faticare l'utente, più paradossalmente sono efficaci, virali, diffusi, vengono copiati e personalizzati. Questo è il discorso che fa Jenkins, senza indugiare in terminologia semiotica, ma
noi lo traduciamo perfettamente con la nostra prospettiva e con i nostri riferimenti. Quindi appunto io riprendo, diciamo, completo Jenkins, riprendendo questo termine un po' desueto, perché è, diciamo, la cognizione di Esper Arset, che è uno tra i primi che ha studiato l'ipertesto, la testualità non lineare, e lui spiega come, per esempio, i primi romanzi che erano scritti in maniera ipertestuale, un po' come i racconti di Paperino col bivio, in cui noi dobbiamo scegliere qual è il finale, quindi abbiamo delle scelte da fare, sono testi che ci fanno faticare, che ci fanno lavorare, sono testi ergodici. Ma è proprio in questo ergo, in questo sudore, fatica nostra, che risiede il loro successo. Cioè noi vogliamo essere coinvolti, vogliamo coinvolgerci, vogliamo coinvolgere gli altri. Quindi la grande opposizione che fa Jenkins nel suo studio sulla viralità, per quanto lui rigetti questo termine, è l'opposizione tra questi due grandi paradigmi. Uno che è quello in cui viviamo oggi, con parziali eccezioni, cioè appunto la spreadability, la spalmabilità o diffondibilità. Cioè oggi noi troviamo più o meno su tutte le piattaforme uno stesso medesimo contenuto, ma nel formato che la piattaforma ci consente di leggere. Quindi il video di Adam Sheik lo trovo su YouTube del desktop, lo trovo su mobile, lo ritrovo sul mio feed di Facebook, lo twittano, lo trovo embeddato in un blog, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la logica per cui i testi viaggiano con grande libertà, con grande compatibilità, e questo spiega come questa spalmabilità e diffondibilità sia l'altra faccia di una cosa che Jenkins aveva già teorizzato prima, cioè la convergenza. La convergenza, non c'è neanche bisogno di spiegarla se pensate a cos'è lo smartphone. Cioè noi oggi abbiamo una specie di cosa che forse una volta era uno strumento pensato per telefonare, e adesso è una specie di screen incredibile che ha rimediato, che ha preso in sé in carico una serie di medium, una serie di media precedenti. Quindi c'è una convergenza, non mi dilungo, però c'è una convergenza sia tecnologica che culturale verso questi modelli qua, o forse verso altri modelli, adesso che ci sono social network che sono differenti da Facebook o da Snapchat. Ma in ogni caso, da una parte abbiamo la spreadability, che è il presente, quindi la viralità sostanzialmente, o ciò che consente la viralità. Dall'altra abbiamo il vecchio paradigma per cui una cosa di successo è un sito che ha tante impression, cioè la stickiness, l'adesività. Noi andiamo sul sito del Corriere della Sera perché sappiamo che ci sono le migliori notizie. Questo prima che appunto ci fossero tutta una serie di piattaforme che potevano diventare veicolo per dei contenuti che migrassero e viaggiassero liberamente. Quindi la logica delle impression, la logica del faccio pagare sul mio sito il banner tanto più quanto views ha quel contenuto che sta sulla mia homepage, è una logica ormai tutto sommato superata, perché metabolizzata, rimasticata dalla spreadability. Se io vado sul canale di Utopi, ovviamente il canale di Utopi ha grande appetibilità come sito, però i video di Utopi li ritrovo dappertutto, e il successo di Utopi non sta nel fatto che il suo sia un sito molto visitato, ma che lui visiti noi in continuazione sulle nostre bacheche, eccetera. Questa era la definizione che anche Paolo aveva ripreso di me, credo, una cosa del genere. Sai, quello che stato dire. Va bene, ok. In ogni caso la possiamo saltare perché ve l'ho già spiegata. Passiamo a un tentativo di tipologia. Cioè, tutte le tipologie che finora sono state fatte dei contenuti virali, dei meme, eccetera, erano insoddisfacenti perché molto legate all'argomento di cui parlavano quei testi, oppure al fatto che sono video piuttosto che, non so se lo sento nel senso giusto o sbagliato, comunque video oppure immagini. Quindi sono delle tipologie che capiamo immediatamente, soprattutto dal nostro punto di vista, non sono soddisfacenti. Mi interessa poco che ci siano i meme sul cibo, i meme politici, i meme di attivismo civico, è poco interessante dal punto di vista dell'attività che possono fare le persone con i testi. Quindi la tipologia che ho cercato di fare io possiamo definirla sintattico-pragmatica. Mi sono rifatto a uno studioso di letteratura molto importante che si chiama Northrop Frye, che in un libro molto vecchio del 57 che si chiama Anatomia della critica fa più o meno un discorso simile.
cioè lui spiega che i tre grandi generi, tragedia, lirica ed epica, se non sbaglio, devono le loro caratteristiche al modo in cui erano recitate e porte al loro pubblico. Queste caratteristiche di fruizione immediatamente si incanalavano nel tipo di verso, di ritmo che questi testi dovevano avere. Facendo un po' di magheggi, diciamo, possiamo fare coincidere questa componente ritmica con il discorso che noi possiamo definire sintattico, cioè su come, perché il ritmo è un organizzatore sintattico per definizione, quindi su come gli elementi sono disposti nel testo, su cosa troviamo, in che posizione, e quindi su che possibilità anche di manovra noi abbiamo. Quindi diciamo che dalla struttura dei testi, dalle possibilità di manipolazione che noi abbiamo su di essi, mi sono tirato fuori questa tipologia, questa tipologia dei meme. Allora, abbiamo dei testi che circolano, che girano così come sono ready-made, sono già pronti. Se voi pensate al modello delle emoticon, che sono, ok, ci sono mille possibili declinazioni di un emoticon, però sostanzialmente il puntino con la parentesi, quindi il faccino sorridente, sia che lo faccia blu, giallo, sia che usi il modello orientale, quindi in cui il sorriso non è fatto con la bocca ma con gli occhi, sostanzialmente quello che sto comunicando è la stessa cosa. Diciamo che tutte le possibili varianti si equivalgono, è un po' come i linguisti da quando studiate gli allofoni, cioè suoni che sono varianti dello stesso suono e non cambia sostanzialmente il significato. In ogni caso, questi sono degli strumenti di espressione, infatti molto spesso sono utilizzati per commentare, per giudicare qualcosa online, quindi con la stessa tipologia, con lo stesso ruolo che hanno appunto le emoticon, disambiguare un'espressione, giudicare in qualche modo un interesse online, sono pronti al uso, sono meme al grado zero, noi non dobbiamo fare niente, li dobbiamo soltanto utilizzare, oppure li dobbiamo copiare dalla bacheca di qualcun altro alla nostra. In inglese si usa molto l'espressione internet cliché, sono dei cliché, così come le emoticon, ci sono tutta un'altra serie di faccine come le rage faces, che sono quelle arrabbiate, che vengono da 4chan. Ma tutto ciò che possiamo utilizzare esattamente come un emoticon, quindi invece di scrivere il nostro sentiment, il nostro giudizio su quella cosa, sappiamo che basta usare un pittogramma, la faccina, li facciamo rientrare in questa prima categoria. La seconda categoria è quella in cui il testo, che poi comunque circola in maniera virale eccetera eccetera, deriva, e noi lo capiamo immediatamente, allo stesso tempo possiamo farlo immediatamente, da una manipolazione di un testo preesistente, con le modalità che abbiamo definito della citazione, della parodia, cioè sostanzialmente del campionamento, del sampling o del remix. Quindi li possiamo chiamare dei remix testuali. Ci sono tantissime icone di internet, da Chuck Norris al dittatore nordcoreano Kim Jong-un, a tantissimi altri personaggi iconici, che sono come delle figurine che noi possiamo estrarre dal loro contesto originario, di cui probabilmente adesso non teniamo neanche traccia, e incollarle in contesti completamente diversi. Se avete presente, perché è un po' più recente, forse più famoso, se avete presente il meme del Confused John Travolta, avete presente la gif animata di John Travolta preso da Pulp Fiction, che non sa in che posto si trova sostanzialmente, è un esempio di meme icon, cioè di figura che noi possiamo prendere e risemantizzare, a cui possiamo dare ogni volta un nuovo significato, potenzialmente all'infinito, semplicemente cambiando il contesto in cui è inserita, semplicemente copiando e incollandola o photoshoppandola. Quindi questi sono testi che, da un punto di vista di Genet, diciamo che sono delle parodie, sono delle trasformazioni ludiche. Io prendo un testo che già c'era prima di me, preesistente, lo modifico e ne creo un altro. Il passaggio successivo appunto non è la trasformazione del testo, ma la ricreazione di un altro testo. Cioè io ho un testo precedente, vedo come è composto, capisco qual è la sua struttura, il suo modello, e la ricreo personalizzandola. È esattamente il caso dei flash mob di Harlem Shake. Io ho visto il video
ragazzi che ballavano nella stanza in Australia, ho capito come funzionava quel vero e proprio microgenere che era il flash mob di Harlem Shake e l'ho ricreato. Quindi non ho manipolato direttamente il testo, l'ho proprio rifatto. Vabbè, Northrop Frye parla di radicali memetici, quindi appunto le operazioni che noi possiamo fare sono prendere il testo così com'è e dargli una nuova vita semplicemente copiandolo, ripostandolo, eccetera, trasformandolo o ricreandolo. Questa è tutta la tipologia nella sua complessità, ma è quello che vi ho detto. Vediamo un po' di immagini. Allora, questo è un internet cliché. Questo è l'attore Jackie Chan, da un film, forse neanche da un film, da una stock photo, comunque non importa. Questa foto, che fa ridere perché c'è lui che è particolarmente disperato, è diventato il what the fuck. Cosa è successo? Come vedete, sostanzialmente queste tre immagini sono diverse, ma ci comunicano esattamente la stessa cosa. Sono come delle micro variazioni della stessa identica, diciamo dello stesso identico messaggio. Quindi appunto il parallelo che faccio io è come la R moscia rispetto alla R moscia. C'è una variazione di suono che però per esempio in italiano non causa differenza di significato. Qui se noi dobbiamo, se mia madre posta su Facebook una cosa che mi fa vergognare, io magari le commento con queste immagini. Non è importante quale di queste tre usi perché il messaggio sarà lo stesso. Questo è il prototipo, è un po' l'urtesto, diciamo, l'antenato, il nonno di tutti i meme che hanno questa struttura, cioè di tutte quelle immagini che voi vedete online che hanno una caption sopra, una caption in fondo e al centro e fa anche da sfondo l'immagine principale. Questa è Advice Dog. Advice Dog che vuol dire? C'è questo cane un po' con lo sguardo imbambolato e la regola di creazione di questo meme, implicita ma chiarissima, chiunque li crei questi testi, è che ci deve dare dei consigli. Possono essere seri, possono essere sarcastici, però tendenzialmente questi sono seri. Però devono essere dei consigli. Appunto, mangia i funghi, fanno crescere Super Mario. Altro meme famosissimo, anche qui, l'immagine più o meno è la stessa, c'è sicuramente qualcuno che schiaffeggia qualcun altro. Può essere Batman con Robin, può essere Bersani con Renzi, può essere Batman con Pharrell Williams, eccetera, eccetera. Ma cambierà sicuramente la caption. La caption si deve adattare al contesto che noi intendiamo rendere significato da questo testo visivo qua. Quindi Farrell, che ci ha ammorbato con la sua bellissima canzone a Nappy per tutta un'estate, viene schiaffeggiato perché non sarebbe più. Questi sono i rendering con cui è stato presentato il progetto grafico, cioè scusate, con cui sono stati presentati al pubblico gli ambienti dell'Expo appena, diciamo, trascorso. Io non ho competenze di grafica, però diciamo che chi su internet si è visto spuntare queste cose come preview degli spazi dell'Expo ha detto, ma sono goffi, sono veramente fatti, sembrano delle figurine appiccicate su degli sfondi un po' kitsch, con questa sorta di iridescenza solarizzata, insomma non sono piaciuti, sono stati presi come strani, brutti, goffi, sbagliati, e quindi hanno cominciato a fare delle parodie di questo tipo. Insomma, hanno personalizzato in maniera potenzialmente infinita questo tipo di immagine qua. Ce ne sono miliardi di variazioni, ovviamente con focus proprio su Milano, quindi hanno creato delle cose in cui dentro c'è il Duomo, i navigli, il stesso quadro, poi c'è Godzilla, eccetera. Questo è un meme strafamoso che è un pezzo di un film recente che si chiama La caduta in italiano, dove c'è una, diciamo, l'oggetto di memetizzazione è la scena in cui Hitler impazzisce, dà in escandescenze e rimprovera i suoi. Ora io neanche so tra l'altro esattamente cosa dice, però quello che ho capito da tutte le parodie che sono state fatte è che lui era molto arrabbiato, prende a male parodie. Le parodie che sono state fatte online, anche qui con uno sforzo non indifferente, perché hanno preso il frammento del video originale o addirittura sono scaricati il film,
in lingua originale, quindi in tedesco. Ovviamente chi ha fatto la parodia non essendo tedesco, perché noi non capiamo il tedesco, quindi far ridere che sbagli una lingua e non lo capiamo. Ok. Quindi hanno preso il film, l'hanno tagliato e hanno lip-syncato, cioè hanno messo come didascalia, come caption, delle cose che non c'entrano niente col film originale, ma che sono divertenti. Per esempio, insomma, il suo compleanno, la sua festa di compleanno è stata sabotata e lui va in escandescenze. Oppure Giovanni Allevi viene paragonato a Beethoven, lui va in escandescenze. Tutta una serie di cose di questo tipo, dove l'elemento chiave comune a tutte le versioni che vediamo online è il fatto che lui è molto arrabbiato. Quindi è un paragone tra expected reality, diciamo, che è un altro meme molto diffuso. Un altro meme, o comunque un'altra cosa che ci parla di memeticità e di viralità, sono i generatori automatici. Ce ne sono infiniti. Per esempio c'è il generatore automatico di status di Matteo Salvini. Al di là del fatto che tutte queste cose sono molto divertenti, questa cosa ci insegna che tutti questi fenomeni hanno un unico comune denominatore. Prendono una struttura di fondo e la ricreano personalizzandola. Noi sappiamo che Matteo Salvini ha uno stile comunicativo X, usa tutta una serie di parole chiave Y, parla in un certo modo, ha una certa prosa, alterna i caps lock con i minuscoli. Beh, quello è il nostro template. Avendo quella struttura, avendo una serie di parole che lui è sensato e probabile che usi, possiamo creare all'infinito gli status di Matteo Salvini. Questo è il famoso John Travolta di qui sopra, quindi è una gif animata di John Travolta spesato che entra a casa del suo capo in Pulp Fiction, e questa cosa è stata utilizzata per qualsiasi possibile contesto di spaesamento, i rifiuti per le strade a Napoli, i pianisti del Parlamento che votano per gli altri compagni di partito, disastri naturali, situazioni grottesche, qualsiasi cosa potesse avere come idea quella di spaesamento, ha chiamato la parodia un'altra volta. Kim Jong-un è una grande meme icon perché, diciamo, è, come dice un libro molto recente di Paola Urbani che si chiama Umorismo involontario, ironia involontaria, in ogni caso lui fa ridere, ci fa ridere tanto perché è strano, è buffo, è goffo, ma ovviamente lui ha una grande oculatezza della gestione della propria immagine, probabilmente, ma in ogni caso le immagini che lui, anche quelle ufficiali che lui manda in giro, per noi sono grottesche, ma lui ovviamente non ha questa percezione di sé. Ed è proprio quest'altro elemento dell'errore, della stranezza, della cosa inadeguata, che se ci pensate bene è una costante di tutti questi testi di cui ridiamo e che rifacciamo. C'è sempre un errore, qualcosa che non va. Errore in senso lato. Ecco, per esempio, questo è un errore di comportamento. Nel 2011 i manifestanti di Occupy Wall Street fanno Occupy Wall Street, si siedono e protestano. Questo tra l'altro è in un campus universitario. In ogni caso, questi qui erano già arrestati per terra, innocui, inoffensivi, ma un poliziotto aveva deciso, ha pensato bene, di spruzzare dello spray a peperoncino sulla faccia di uno di questi. Questa cosa ovviamente, come dire, è una specie di salto di registro comportamentale, no? È un accanimento. E allora internet ha recepito questa inadeguatezza al contesto, questa inscusabilità del gesto, facendo tutta una serie di parodie, cioè mettendo il pepper spray cop in tutta una serie di contesti dove non c'entrano niente. La passeggiata dei Beatles, la firma della Costituzione americana, eccetera. Questo è un esempio che si è verificato esattamente il giorno prima che io avessi preparato questa presentazione, quindi data 8 dicembre 2015. Quindi l'8 dicembre, per l'Immacolata, quando si fa l'albero di Natale, qualcuno ha pensato di fare questa parodia di questa nota politica italiana. Non è esattamente un meme questa cosa qui, è un meme il fatto che questa immagine della, adesso non mi viene neanche il nome, è Daniela Santanchè, della Santanchè, scusate, con Sallusti, sì, ecco, di Daniela Santanchè fosse stata, cioè, quindi questo qua non ci dice nulla se non parodia. Nel momento in cui questa pratica diventa diffusa e lei è diventata un albero di Natale, la Torre Eiffel, eccetera eccetera, entriamo in quello che possiamo chiamare pratica memetica, o in altre parole una parodia con i mezzi di oggi. Questo,
ricerca non è la trasformazione, ma l'imitazione di un testo preesistente. In particolare questa cosa, se non sbaglio, si chiama planking, forse sbaglio, in ogni caso, è il gesto del gufo che inarca il capo. Lui non è Johnny Depp, anche se è una specie di sosia di Johnny Depp, ma in ogni caso è un esempio di rifacimento di testo preesistente. Questa cosa non ha nulla di diverso da Flashmob di Gangnam Style, di Harlem Shake, o dall'Ice Bucket Challenge, che nel 2014 era la cosa che accadeva ovunque in estate, in cui tutti hanno voluto mettere la lingua, hanno voluto dire la loro, senza avere capire benissimo qual era il meccanismo originale, no? Un po' falsando, sovrainterpretando, sottointerpretando, comunque disleggendo quella pratica lì. I sei utenti, che ci raccontano anche un'altra cosa molto interessante dei fenomeni. Ora, di sé lo tempo parliamo, ma avete presente il meme molto recente di Sono giapponese? Perfetto. Che bello avere una platea giovane. Bene, quel video lì era un video di anni fa. È diventato virale pochi mesi fa. Quindi, in qualche modo, un contenuto che era già stoccato, archiviato, dimenticato, forse ignorato, nulla vieta che possa avere una nuova vita con le dinamiche dei social. Qui è esattamente la stessa cosa. Il film, adesso non ricordo neanche qual è, comunque, Yes Man, ok, è un film, diciamo, vecchio di Jim Carrey, tutto sommato vecchio. Qualche anno dopo, un paio di anni dopo, la gente ha iniziato a rifare quell'immagine che vediamo sopra, nel film con Jim Carrey, e a farsi le foto del documentario, quella cosa, che si chiama Sam Hotel. Okay. E questo è un meme mimesico, cioè hanno imitato il testo originario e l'hanno rifatto. Gangnam Style, vabbè, neanche ve lo sto a dire, ha generato una serie di flash mob pazzeschi, coinvolgendo tantissime persone da tutto il mondo, è stato il primo video a superare un miliardo di visualizzazioni, insomma è un testo che fa precedente, è un testo che fa testo, diciamo. Un altro esempio, il video di Miley Cyrus di Breaking, se non ricordo neanche, vabbè, perfetto, sì. Comunque, è stato rifatto miliardi di volte perché ovviamente la cosa che fa strano è che lei si è nuda su una palla da demolizione. Quindi anche qua c'è la componente di inadeguatezza al contesto, c'è qualche elemento che fa frizione con il resto. Il video più famoso è quello di questo, che poi è diventato un comico, forse lo era già anche prima, su Chat Roulette. Quindi l'elemento divertente della parodia è che la gente su Chat Roulette, diciamo, non si aspetta di trovarsi una specie di Miley Cyrus con la barba e baffi che sta sulla palla da demolizione, e il video è un montaggio proprio delle reazioni della gente che si trovano davanti a questo comico che faceva la parodia di Miley Cyrus. Questa è un'altra meme icon, il Doge. Doge perché dallo spelling scorretto di dog, fatto dal proprietario giapponese di questo cane, e anche dalla costruzione sintattica non molto chiara, non molto corretta delle caption che vedete in Comic Sans. Quindi qua ci sono una serie di elementi di inadeguatezza, di errore, cioè lo sguardo enigmatico di questo cane così umano con le braccia concerte, e poi c'è appunto l'errore sintattico e di spelling nella caption originale in cui il contenuto era stato postato. L'errore è veramente alla base della generazione di praticamente tutte queste cose, sia che sia linguistico, sia che sia un'incongruenza visiva, come per esempio le foto che aveva studiato Massimo Leone, le Impossible Pictures, dove per esempio sembra che io abbia quattro braccia perché dietro c'è uno che si sta sbracciando, no? L'illusione prospettica crea quella stranezza lì. Diciamo, non possiamo vederli tutti in dettaglio, quindi vado un po' veloce, anche perché il tempo va verso l'esaurimento. Io ho messo una sveglia comunque fra 10 minuti. Questo è un altro esempio molto interessante di generazione di contenuto virale. C'è la foto originale, c'è la trasformazione della foto originale, quindi il remix con la faccia di Leonida, credo, del 300, e poi c'è il rifacimento. Quindi qua abbiamo una specie di cronologia che allo stesso tempo è la tipologia che abbiamo visto prima. La foto era diventata virale per i fatti suoi, poi a maggior testimonianza del fatto che la foto era virale, è diventata oggetto di parodie, di rifacimenti, eccetera.
un video che è diventato virale qualche anno fa ormai, sì, nel 2014, era First Kiss. Dei supposti sconosciuti si incontravano per la prima volta, vincevano la timidezza e si baciavano. A parte il fatto che era tutta un'oculatissima costruzione di marketing, il video era pagato da un brand, ma questo era esplicito. I tizi erano dei modelli, non erano degli sconosciuti. Il video è diventato virale perché erano di quei video che girano molto online, le quick action in inglese sono prodotte. Un video che vi farà riprendere fiducia nell'umanità, queste cose di questo tipo, diciamo. Quindi era diventato virale, ma immediatamente era stato oggetto di parodia. Quindi, alcune cose che dirò in inglese ma non tradurrò, first hand job, first blow job, ma anche first snog, che se non sbaglio è tipo il colpo di naso, o first sniff, quindi l'incontro tra cani che si riconoscono per la prima volta, si baciano, eccetera, eccetera. Cercando di tirare le fila, prima di tirare le cuoia, cosa ci insegna questa rassegna di testi o comunque il fatto che li si possa analizzare anche molto in dettaglio? Quindi togliendoci i problemi terminologici di rarità, meme, eccetera. Questi sono testi efficaci. Perché sono efficaci? Perché sono smontabili e quindi personalizzabili. E parlano di cose che in qualche modo ci interessano. Sia che siano grandi temi civili o politici o sociali in cui noi dobbiamo schierarci. Un caso clamoroso di creazione di un microcosmo memetico, abbastanza recente, è stata quando, se non erro, gli Stati Uniti hanno equiparato dal punto di vista legale il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale. Facebook ha creato una specie di pagina device in cui tu potevi arcobalenizzare in automatico la tua foto profilo mettendo l'hashtag Love Wins, eccetera, eccetera. Questa è stata una bruciante e gigantesca ondata di gente che molto seriamente si schierava a favore della cosa e immediatamente, 5 minuti dopo, come aveva anche già studiato Massimo con altri esempi, con altri casi, si crea immediatamente la voce polemica che va contro. Era il caso di Charlie Hebdo. Cioè, questa dinamica è tipica dei social, tipica di quelle che Mattia ha ricordato sono le echo chambers. Cioè, io me la canto e me la suono, e faccio la parodia di quelli che se la cantano e se la suonano in maniera diversa. Quindi un sacco di persone che avevano arcobalenizzato il proprio profilo credendo in quella causa si sono visti fare la parodia con una foto arcobalenata di Hitler, del Duce, di Giovanardi, di Papa Bergoglio che stringe la mano a qualcuno, eccetera, eccetera. Quindi commitment, investimento politico, quindi grandi discorsi seri e importanti, ma anche nonsense e demenzialità pure. Ma l'importante è che ci sia un qualche aggancio, un qualche hook, una qualche cosa che ci, come diceva appunto Bart, punctum, che ci colpisca e ci coinvolga. Quindi da una parte abbiamo la possibilità proprio a livello di operazione sul testo che è garantita dalla struttura segmentata. Abbiamo una struttura che possiamo scomporre, modificare e personalizzare. Dall'altra abbiamo tutti questi indizi di possibile viralità di un testo, cioè un argomento caldo, per esempio Matteo Salvini che fa la foto dal disastro, fa la foto di lui al telefono dal disastro di Bruxelles. Tra l'altro una delle foto che aveva girato inizialmente come veritiera era già un fake di suo, ma in ogni caso quella cosa ha generato una serie di meme, una galassia di meme, perché era un tema caldo, c'era stato l'attentato e lui, secondo molti, non ci interessa, diciamo, secondo molti stava facendo sciacallaggio. Ma quindi un argomento in cui c'è polarizzazione, c'è A contro B, oppure qualcosa di divertente ma il cui lato umoristico, il cui elemento ludico, la cosa che ci viene voglia di giocarci con, sia una cosa strana, un errore, un'inadeguatezza. Sulla polarizzazione, questo è stato il caso studiato peraltro da Eleonora qui nei seminari. Questa cosa qui ha fatto impazzire il web, come si dice, perché alcuni lo vedevano bianco e non mi ricordo neanche come, non importa, ma insomma c'era una fortissima polarizzazione perché alcune persone lo vedevano di un colore e altre persone di un altro. Inizialmente quelli che vedevano in maniera minoritaria pensavano si trattasse di uno scherzo, insomma è una cosa che ha generato un buzz incredibile. E questa è una foto che non ha nessuna caratteristica
all'interno della sua propria trama testuale, per cui avremmo potuto dire che sarebbe diventata una foto viva. È una brutta foto, non si capisce cos'è, è in controluce, ma è il discorso che l'ha presa in carico, che l'ha resa efficace e utilizzata. Questa è una cosa che salto. Mi avvio alla conclusione prima di vessarvi ulteriormente, quindi taglio molto quello che avrei voluto dire. Concludo dicendo soltanto che il prototipo di tutto ciò precede Internet, ma poi alla fine diventa quello che è diventato oggi, appunto, su Internet. Cioè, keep calm and carry on era una frase che c'era su dei poster motivazionali, come si dice oggi, motivational poster, che venivano affissi in Inghilterra, a Londra, nel 1939, quando stava praticamente per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale, già c'era la recessione, quindi il governo britannico invitava a tirare avanti. Questa frase, questo poster iconici, sono diventati poi una vera e propria piattaforma per qualsiasi tipo di personalizzazione possibile e immaginabile sul web, su internet. Quindi questo testo è precedente internet, c'è una grandissima nuova linfa vitale su internet, ma poi riesce da internet sotto forma di gadget, di merchandise, abbiamo le mani, le tazze, con scritto keep calm e qualsiasi cosa, i tappetini, le magliette, eccetera. Ecco, è un prototipo, anzi il prototipo di meme asciugato all'osso, perché la struttura, il template che noi possiamo personalizzare, che abbiamo visto che in altri casi è di natura visiva, qui rientra proprio nella struttura linguistica. Quindi, keep calm and X, qualsiasi cosa possa rientrare in quella struttura lì. I linguisti lo chiamano catchphrase, lo chiamano snowclone, perché snowclone viene dalla frase, da frasi come gray is the black, oppure come if Eskimos have 50 words for snow, Italians have 70 words for pizza, non lo so. Quindi quelle strutture lì che sono personalizzabili ad libitum, a piacere. La cosa molto interessante di Keep Calm, che introduce a tutto un discorso che non ho il tempo di fare, cioè il fatto che oggi sui social, con le dinamiche virali, vediamo che il significato che vince non è mai il significato del testo che leggiamo o vediamo, ma è un vero e proprio nuovo significato che è pragmatico, sta tutto nell'interazione tra gli utenti. Questa è una cosa di cui ci conteremo magari in separata serie. Diciamo, Keep Calm è fantastico perché ha avuto una capacità di allargare il proprio dominio incredibile. Cioè, prima le frasi che erano ammesse, questo è un discorso sulla traduzione, no? Le frasi che prima erano ammesse come lecite nella struttura keep calm erano col verbo. Keep calm and appunto carry on, oppure keep calm and eat pizza, oppure mangiamoci la pizza. Quindi con un verbo, con un imperativo che è un invito di un qualche tipo, è una specie di omologo, sostituto di let's do something. Ok, immediatamente dopo, dal punto di vista proprio temporale, l'oggetto che poteva sostituire il carry on non era più un verbo ma già un sostantivo. Keep calm and pizza, keep calm and beer, keep calm and sushi. Ok, quindi l'azione che era implicitamente suggerita, scusate, che era esplicitamente suggerita dal verbo, viene implicitamente suggerita ma immediatamente comprensibile dalla stessa struttura. Cioè, noi adesso capiamo immediatamente che keep calm and sushi è un let's have sushi, andiamo a mangiarci il sushi, ordiniamo il sushi. Quindi questa è una seconda fase di ulteriore semplificazione della lingua, ed è una cosa che sui social si vede tanto, ed è una cosa che le lingue di internet hanno molto. Per esempio il fatto che in inglese, per dire a causa di online, si usa sempre meno il because of. Sono arrivato in ritardo because of the taxi incident, ma si mette direttamente, si evide off, because taxi incident. È un uso ancora un po' slenghistico, ma che va avanti in quella direzione lì, che è questa stessa cosa. La cosa ancora più interessante di Keep Calm adesso è che, soprattutto nelle sue versioni tradotte o parzialmente tradotte, per esempio in italiano, non ha più valore imperativo, ha valore puramente presentativo. È un po' come dire, ragazzi, sapete che c'è? Oggi mi è successo questo, oppure occhio. Per esempio, su una cosa che ho visto tra le tante è keep calm, iniziano i saldi, cominciano i saldi. In
cui chiaramente sotto c'è un implicito invito ad andare a comprare le cose, ma la struttura è semplicemente una sorta di perfettamente sostituibile con un AAA dei nostri amici. Questo per dire che questi testi, proprio perché sono così efficaci, ci piacciono così tanto, li modifichiamo così tanto, va a finire che cambiano radicalmente anche il significato. Adesso Kip Kando continua a voler dire quello che voleva dire prima. Ci sono significati che si fermano. Scorro soltanto fino alla fine. Sì, queste erano 70 slide, pensate, per una lezione di 3 ore, quindi... Vabbè, tutte cose che conoscete molto bene. Una cosa interessante con cui chiudo è che i meme dialogano tra loro. Questo è un insieme di due meme messi assieme, e anche questo. Lui è il povero ragazzo no expo bersagliato dai media per la sua intervista impacciata, e lei è la mamma di Baltimora che è andata a riprendersi il figlio che ha visto in diretta TV scazzottarsi con i poliziotti. Lui è sempre Tia San Germano e lei è la ragazza che si è fatta la foto abbracciata alla macchina che era in fiamme e che è diventata un altro meme per i fatti suoi. Sì, diciamo che la forma del meme è tanto efficace e ci piace tanto che la usiamo anche laddove probabilmente non la vorremmo utilizzare o non la dovremmo utilizzare, ma non sta a noi dirlo, dovremmo, ma come in questo caso. Questa cosa di fatto, se noi analizziamo il modo in cui questo evento è stato commentato, è stato diffuso, è diventato virale, è diventato un meme, ma di solito i meme sono creati per fare ridere. Probabilmente queste cose, diciamo, non da semiotico ma da utente del web, gli hanno dato un'impressione di grottesco, ecco. Ripeto, non è interessante giudicare, ma è interessante vedere come queste modalità di manipolazione dei testi si vadano allargando sempre di più. Va bene, concludo qua, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Mattia, grazie Gabriele per questa stimolante chiusura del seminario, per adesso naturalmente continueremo a lavorare sulla modalità. Ci sono delle domande sia al primo che al secondo relatore? Avete domande da porci come un altro meme? Qui risponderemo con degli unici. Ma io prego. Sì. Scusi, io la raccolgo in tutti i della mia via. Stiamo passando la storia della comunicazione, hanno della mia via. Se la verità è che è così caratterizzante, diciamo, questa fase della comunicazione contemporanea da definirla. Io sono conservatore dal punto di vista, cioè non credo, cioè non siamo così, almeno io non mi ritengo così bravo da riuscire a fare già la storia di quello che sta succedendo adesso. Ci sono una serie di cose che sono chiaramente nuove. Ora se ci puoi discutere una sola. Non credo che i cambiamenti o le cose innovative o nuove che ci sono, per esempio indubitabilmente il fatto che questo fenomeno è quantitativamente molto più rilevante, è molto più veloce, cioè le cose nascono e si bruciano nel tempo di una giornata, ma coinvolgono milioni di persone, come per esempio quella storia dei profili al Cubareno che è arrivata a meno di 24 ore. In 24 ore ho visto tutti i miei profili, sul serio o in maniera parodistica, avere l'immagine del Palermo, già 24 ore dopo erano rimasti una spaventata minoranza. Quindi
quantità, bruciante velocità sicuramente. Diciamo sì e no, probabilmente è vero che proprio perché questa cosa è pervasiva sta influenzando, questo l'abbiamo visto anche parlando di complotti e di teorie del complotto, cioè c'è una contaminazione tra regimi discorsivi che sicuramente dovrebbero, e fino a poco tempo fa probabilmente erano più separati. Quindi le modalità di comunicazione virale sono sempre più utilizzate, per esempio, dai giornali, le liste, le top ten, che è una cosa che va molto su internet ed è molto schematica, no? È molto genetica. Diciamo, quindi c'è una confusione molto, molto più forte. Tra l'altro, alcuni graphic designer olandesi che si chiamano Meta Haven, sono molto all'avanguardia, fanno cose molto politicizzate. Hanno studiato i meme e sostengono che solo Obama, ma anche il nostro grillo, hanno di fatto utilizzato una comunicazione che sicuramente è virale, che probabilmente anche nei media, strutture fisse, semplificazione della comunicazione del linguaggio, eccetera, eccetera. Concludo dicendo che addirittura tanto queste cose ci piacciono che ci sono degli studiosi che si occupano di queste cose, ovviamente americani, che vogliono fare scholarship su questi temi, non più scrivendo i paper, ma facendo i meme sui meme. Cioè li vogliono studiare sintetizzando tutto in una catchphrase, un'immagine e una sottocatchphrase. Metameme. Ma come ci insegna Umberto Eco nel suo come si fa una tesi d'arte, se io faccio una tesi sul rock psichedelico, alla discussione non suonerò una solo di chitarra elettrica, ma spiegherò comunque col metalinguaggio dell'accademia cosa è il rock psichedelico. Queste cose, queste per noi sono un po' più difficili da comprendere. Quindi sì e no. Sì, sì e no. Anche perché sono sbio quello che dicevo ieri, e poi diciamo che la verità è una delle caratteristiche della comunicazione contemporanea. Un'altra è quella di cui parlo di gabbia, quella delle casse di risonanza, che invece è anche un handicap alla comunicazione reale. E come dicevo prima, è difficile per esempio fare arrivare un messaggio anche confrontista o confrontista, perché lui sarà chiuso all'interno della sua casa di risonanza con altri confrontisti e continuano a condividere le stesse cose. Quindi anche questo, come abbiamo visto lavorando per il direttore di questi anni, è una caratteristica importante del programma comunicativo odierno, che abbiamo trovato nella comunicazione. di trovare delle formule in qualche modo anche transculturali
per l'espressione delle passioni. Questo da un lato. Dall'altro lato, se in realtà la diffusione dei meme, si deve cercare non soltanto in questa esigenza di come dire, trasformare le passioni individuali del corpo in formule che possono essere tradotte anche nel nuovo arena di comunicazione, ma abbia a che fare con una sorta di, come dire, storia culturale della ridondanza. Noi possiamo immaginare che, considerando la storia della comunicazione trasversalmente, ci siano delle epoche in cui la ridondanza ha più peso rispetto ad altre, e forse questo peso è relazionato alla velocità della comunicazione. Cioè, più la comunicazione diventa veloce, cognitivamente facile, economicamente inflazionistica, inflazionata, e più diciamo, la ridondanza prende un peso e gioca un ruolo fondamentale nella comunicazione. In effetti, queste macchine, ovviamente, che sono delle macchine, a mio avviso, di ridondanza, poi il cambiamento, la personalizzazione è importante, però secondo me è una personalizzazione che è molto marginale rispetto al mantenimento di uno schema visivo, di uno schema comunicativo che invece resta lo stesso. Allora, queste macchine di ridondanza sono sempre esistite, per esempio sono sempre esistiti i generi, no? Perché i generi sono delle macchine di ridondanza, però comunque sono delle macchine di ridondanza all'interno delle quali era possibile una straordinaria personalizzazione. Cioè, anche la tragedia, il formato, era una macchina di ridondanza, però poi c'è stato Esquilo, c'è stato Euripide, eccetera. Invece qui abbiamo delle macchine di ridondanza che sono estremamente ripetitive, tanto che possono essere appropriate da delle macchine, no? Possono essere in qualche modo utilizzate anche da esseri, diciamo, non organici, per utilizzare la tua bella espressione, per i quali forse non è così importante la creatività, no? Quindi c'è una bassa creatività in qualche maniera, che però è favorita dal fatto che forse noi abbiamo bisogno di queste forti, potenti macchine di ridondanza per poter comunicare su internet, anche per poter comunicare le nostre passioni. Ma quello che dici sulle passioni è molto interessante. Ne avevo parlato qui alla fine dell'intervento di scorso, sì. Quando poi eravamo nella gara di Cera Polo, sì. Che c'è nel libro, e quindi c'è in questi luoghi in cui vengono intestati, e sicuramente il mondo sono materie di scorso, che sono usatissime queste facce perché molto falate, eccetera, sono usate moltissimo per esprimere stati d'animo, che a volte ti darebbe una descrizione più lunga per descrivere verbalmente. E mi viene in mente, parlando anche nella funzione orale, spesso, secondo il testo, I was like, what? No? Non dice I was surprised. C'è questo, quando un individuo di me è rimasto. Esatto. E quando di me si impara poi comunicare. Quindi sicuramente questo è un aspetto importante. Quanto alla macchina della ridondanza, anche trovo interessante il fatto che alla fine la macchina della ridondanza è l'unica cosa che normalmente è considerata culturale. Allora, Lotman dice che gli unici testi culturali sono i testi che consideriamo che valga la pena conservare. In meno non vengono conservati in generale, singolarmente è usa e getta. Diviso un attimo, ma viene dimenticato molto rapidamente. Alcune dei format invece sono le cose di progresso. Alcune muoiono perché le motivation, perché famosissime, che qualche anno fa sono scomparsi completamente, altri, come la Python, rimangono e non ricordano solo le superfici per più tanto, e quindi forse sono novità a testi del codice, forse è una grande disperanza. Sono poi forse le uniche, le vere unità testuali da analizzare. Quindi testi che sono di nuovo come le partite giocate nel gioco, i registri sono diversi, sono style rispetto a sì, bravo. Questo punto si ricollega a quello che avete sempre fatto, parlando di blog, di pagine Facebook, eccetera.
quello che viene detto allora, quello che dicevo è molto bello, cioè quella volta avevi sottolineato il problema di ma che tipo di significato viene proposto da queste cose. Dire tutto si attende, dire solo cose molto bellette e divertenti, quindi una specie di estetizzazione del genere. Cosa che faccio sempre? Cosa che faccio sempre? Così attenti fino anche a tarda ora, cioè. Quello secondo me è un discorso molto complicato. Il discorso della variazione è sicuramente bello, cioè vince lo sfondo su cui noi facciamo la variazione rispetto alla variazione. È molto più forte, perché la riconoscibilità di quella variazione è comunque subordinata a, a quella griglia che è immediatamente riconoscibile, molto forte. Probabilmente questo causa, secondo un po' anche quello che dice Maslen, causa un'enorme desenergizzazione, non solo desenergizzazione, ma proprio queste cose, la forza di ripetere, la forza di dover fare ridere, ormai il contesto in cui originariamente facevano ridere, chissà quanti passaggi prima si è perso. Queste cose un po' si desenergizzazione, però chissà comunque come significa che sono quelli che fanno, ritorno al discorso di cercare, magici. Cioè alla fine un po' tutte queste cose qua non sono fatte per comunicarsi nulla, sono fatte per scaricarsi nessun tipo di formazione, sono il pretesto su cui si creano delle comunità. L'esempio con cui avrei concluso Sanremo Tempo era la pagina di Toto Cutugno su Facebook, è una cosa che nega l'ambiente dei social, c'è una pagina di grande successo, c'è un engagement che le multinazionali pagherebbero quello di quattrini per i prodotti, ma il contenuto è sempre lo stesso, è sempre identico. Quindi non è interessante il contenuto, qua torniamo anche al discorso dell'indifferenza dei commenti rispetto al buzz, cioè l'importante è proprio il buzz in sé per sé. Io sono parte di una comunità che si crea proprio nel momento in cui commento insieme all'altro la pubblico continuo e ce la intendiamo tra di noi. Se arriva uno che non capisce che l'internet è tutto un bellissimo campo da gioco, dice ma che foto strana di tutto continuo lo lasciamo. Quindi ponendosi chiaramente fuori dal cerchio magico, ma anche fuori dalle regole di genere, quello lì verrà trollato, bastonato, ma soprattutto quello lì è chiaramente al di fuori di quelle logiche che sono queste della verità, ma anche allo stesso tempo della, quindi, di un nuovo tipo di convivialità online. Cioè si sta online per stare online, stare assieme, parlare di altro rispetto a una cosa di cui si sta parlando. Questa è un'espressione di un linguista che si chiama Ian Brown, ha fatto un articolo non mi ricordo dove parla di me, parla proprio di convivialità online e di perpetuazione al lavoro, cioè queste cose hanno degli effetti molto differenti rispetto a quello che il significato a livello proprio semantico ci farebbe immaginare. Quindi c'è una grande dispersione di significato, una grande desematizzazione, però ci spazio anche per la desematizzazione. Io mi rendo conto che sono interessato a queste cose perché le trovo molto interessanti, però diciamo non, fino in fondo non ho la chiave di volta, se non probabilmente questo indizio che c'è dalla parte di questo delle comunità, cioè comunità che non preesistono all'interazione, quindi si chiama comunità di pratica, community practice, per cui quella cosa è molto effimera. Io condivido uno spazio con una persona che sta dall'altra parte del mondo, non condivido nessun tratto psicologico, ma che in quella cosa lì, in quel commentare i gattini, quella lingua dei gattini, in quel commentare tutto dopo un punto, quale fare, dare non stai, per un video diverso, siamo almeno in quel momento, diciamo, da commentare. Sì, poi ci sono delle forme di comunicazione, anche della comunicazione offline, della vecchia comunicazione, che sarebbe difficile inquadrare in una delle classiche funzioni di Jacobs, no? il cicalecciare, per esempio, dove gli studenti a volte parlano fra loro, c'è cioè una specie di buzz, no? Quel tipo di comunicazione non ha molto senso, nel senso che io non credo che si dicano delle cose che hanno una qualche rilevanza, no? Per loro, tra l'altro sono qui per sentire la conferenza, quindi hanno anche, diciamo, pagato l'asse per la conferenza, però invece diciamo, parlano delle cose, ma di cose che io credo non abbiano nessuna, come dire, permanenza nella storia dell'individuo, della comunità, eccetera. Però probabilmente gli esseri umani in certe condizioni hanno bisogno di questo tipo di comunicazione, che è una sorta di miscuglio tra comunicazione fatica e comunicazione espressiva, cioè
cioè io studente a lezione sto ascoltando, a un certo punto proprio nell'ascoltare, magari perché non sono particolarmente interessato eccetera, ho una sorta di dubbio esistenziale, cioè io esisto ancora, sono ancora un individuo, dove sono? E allora ho bisogno assolutamente di rivolgere una parola al vicino, ho bisogno che il vicino mi risponda, no? Ho bisogno di creare quella microcomunità tra me e il mio compagno di banco, che in qualche modo mi dica, guarda, tu ci sei, sei un corpo, ti risponde qualcuno, e questo succede, credo, una sorta di funzione linguistica esistenziale, no? Che diventa sempre più predominante oggi nella comunicazione digitale, perché credo sempre più persone hanno dubbi sulla loro stessa propria esistenza, cioè il fatto che esistano in quel luogo, in quel spazio, in quel tempo. Quindi non so, è un'ipotesi sulla quale lavorare, perché però anzi è molto Lorenz. Questo tuo passaggio è solo una cosa, cioè che esattamente in questi termini, senza però la nostra prospettiva di scala, che Alvaro, filosofo, che si occupa di costruttivismo, eccetera, eccetera, non è interessante che posso di spiega esattamente allo stesso motivo nostro perché la gente tossisce. Sì, sì, è vero, è una sorta da collegare anche all'ipotesi di Landowski dell'intersomaticità, no? Perché si comincia a ridere quando gli altri ridano, c'è un contagio anche somatico. Va bene, se non ci sono altre domande. Esatto. Se non ci sono altre domande, siccome abbiamo usato abbondantemente il tempo a nostra disposizione, ringrazio tutti i partecipanti a questo corso, soprattutto Gabriele e tutti gli altri per aver organizzato questo splendido seminario sulla verità, e a questo punto noi ci vedremo nel giorno successivo.